Da qui quest'oggi parte un percorso dedicato all'archeologia, ma io sono qui in compagnia di un'amica che seguirà questo viaggio. Lei si chiama Alessandra Mura, lavora con noi, lavora con Teleregione, la voglio invitare, eccola qua. Ciao Alessandra. Ah, come va Alessandra? Bene, bene, ma hai visto dove siamo, Paul? Ma è bellissimo. Caspita, siamo praticamente sotto il castello dei Doria. Ma pensa, ti rendi conto? Pensa tu. Chissà cosa tutto ha vissuto questo castello, quante storie d'amore, quante guerre. Eh beh sì, caspita, sono secoli e secoli ormai, possiamo rifarla una storia d'amore, che dici? Allora, da qui parte il nostro viaggio, il nostro percorso da Monteleone, Rocca Doria. Andiamo a scoprire cosa succederà, però lo chiedo ad Alessandra, cosa succederà oggi? Beh, oggi diciamo che parleremo un po' con tutti i protagonisti e i personaggi di questo bellissimo territorio, ad iniziare dal sindaco. Adesso andiamo a chiamarlo, vediamo cosa ci racconta. Ci vediamo fra pochissimo. Eccoci qua, finalmente iniziamo a parlare di Monteleone e Rocca Doria. Avete visto, abbiamo Chicco qui che è uno dei protagonisti, perché vabbè, lui è il cagnolino della nostra giornalista che è Alessandra Mura. Ciao nuovamente. Ciao, facciamo come Petix, la famosa giornalista ormai di Striscia la Notizia. Esattamente, con la differenza che però noi al nostro fianco abbiamo anche un sindaco importante, perché ne parleremo durante l'arco di questo speciale. 130 abitanti, ma un paese che comunque vuole essere un grande paese per quanto riguarda il turismo e il territorio. Siamo anche in compagnia di Antonello Masa, sindaco di Monteleone Rocca Doria. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e ben arrivati anche in questo sito particolare, insomma, è un sito dove le nostre tradizioni e la nostra cultura parte proprio da qua, perché questo era praticamente la sede dei Doria. Infatti, come potete vedere alle mie spalle, qua abbiamo le rovine del castello dei Doria, insomma, queste sono le mura di cinta che portavano all'entrata del borgo. Proprio qui, ai tempi del 1300-1400, la famiglia dei Doria, con un imponente territorio, insomma, vastissimo, che confinava fino insomma, al Sassarese, dominava tutte queste valli circostanti fino ad arrivare al dominio di Malaspina, che era qua vicino a Bosa. È da qua che il borgo ha iniziato a nascere, ha iniziato a sopravvivere, e adesso è ancora tutt'oggi a queste giornate, fino insomma a essere ancora presenti qua a Monteleone. E allora partiamo quest'oggi insieme ad Alessandra Mura a scoprire qualcosa di più sulla nostra isola. Nade luz, senhora minha, se discussa lastimada, que chama Maria, mama proite quade, sa cara bianca deni. Siamo col sindaco di Monteleone Rocca Doria, al quale chiediamo come è iniziato questo bellissimo progetto che coinvolge i castelli del nostro territorio, il primo festival delle arti in Sardegna. Sicuramente questo è dovuto al fatto, insomma, della grande conoscenza di tutti gli operatori dell'università, quali dottor Milanese, Luca Sanna, insomma, e vari personaggi che hanno lavorato in questi ultimi anni qua a Monteleone Rocca Doria per gli scavi e tutto quello che è la nostra tradizione. Idee comunque forza di questa amministrazione è sicuramente quella di portare avanti il discorso cultura, ambiente, paesaggistico, insomma, rivalutando così appunto le nostre peculiarità, quelle che sono, insomma, il paesaggio, il lago, le rocce,
Puntualmente stiamo organizzando così le varie parti dell'anno a organizzare manifestazioni fisse, quali la cultura appunto, le arrampicate sportive e anche una parte del carnevale. Tutto questo per comunque far conoscere il nostro paese e dare un certo sviluppo sicuramente turistico. Riusciamo a valorizzare in questo modo il nostro territorio e quindi anche a creare un sistema turistico locale forte e importante per la Sardegna? Sicuramente sarà un piccolo tassello per la Sardegna, indubbiamente, anche come sono le nostre caratteristiche. Senza dubbio sarà un momento di conoscenza per tutti, anche per quelli che vengono da fuori, un turismo diverso, un turismo comunque lanciato verso quel che, sarò anche ripetitivo, ma insisto perché sono fortemente convinto, sia per la cultura e sia soprattutto per il paesaggio. Abbiamo dei dati certi di presenze, di personaggi che insomma, e di persone, turisti, eccetera, che vengono dal nostro bacino d'utenza, che è Alghero, dato che siamo a 35 km, e tutto questo ci permette di farci conoscere e comunque dare un senso della Sardegna diverso, essendo un piccolo paese con una certa storia, una provenienza diversa da quelle che sono le città del mare. Possiamo dirlo, quindi non solo costa. Non solo costa, bellissima, conosciutissima soprattutto negli anni, ma la gente richiede le tradizioni, richiede il modo di essere, la cordialità, tutti quei fattori soprattutto che ci caratterizzano come sardi, che insomma ci danno un certo orgoglio di essere qua e di portare avanti queste manifestazioni. Siamo in compagnia di Luca Sanna, che oggi al convegno ci ha illustrato le finalità di questo primo Festival delle Arti, che prevede comunque una valorizzazione importante del nostro territorio. Luca Sanna, da esperto, da archeologo, da professore in questo caso, ecco, spiegaci quali sono i progetti e gli scopi di questa manifestazione. Il progetto qua a Monteleone inizia 10 anni fa, abbiamo iniziato con gli scavi di una porzione ristretta del castello e stiamo cercando di farli andare avanti sia nelle strutture delle fortificazioni che appunto intorno al castello ancora. Il progetto che nasce oggi è un progetto un pochino più ampio, quello che per quanto riguarda noi parte dalla storia, dall'archeologia del territorio, ma deve portare anche a una conoscenza aperta a tutti del territorio. Ovviamente parlando di storia, perché è quello che sappiamo fare, parlando di archeologia, ma facendo anche divertire la gente che viene a visitare questo posto e facendogli passare delle serate, qualche serata tranquilla, insomma. Quindi possiamo dire che c'è un'alternativa anche alla solita viaggio in Sardegna in costa, alla spiaggia e tutto quello che poi attualmente viene considerato turismo. Si può fare turismo con le risorse del nostro territorio e quindi valorizzare il nostro passato. Assolutamente sì, è questo l'obiettivo di questa manifestazione, non tanto portare i turisti qua, ma quanto far vivere la gente, chiunque, turisti o abitanti della zona, far vivere un modo diverso il territorio. L'adesione finora? Sembra buona, sia da parte della gente del posto che dalla gente sia da Sassari che da tutta la zona circostante. Io rappresento qui la Soprintendenza per i Beni Archeologici e siamo impegnati adesso, come 25 anni fa, con le ricerche archeologiche e con l'ipotesi, progetti di recupero dei resti importantissimi che conserva il territorio di Monteleone Roccadoria, non solo sulla rocca, quindi con il castello e con il borgo medievale, ma ai piedi del monte, in un sito stupendo che attualmente è sotto il bacino artificiale dell'Alto Temo e che però conserva un insediamento pluristratificato da epoca nuragica fino all'età medievale, con un centro di cultura punica attivo tra il IV e il I secolo a.C. che risulta un caso unico nel nord Sardegna, quindi un valore veramente particolare. Ci sono ancora gli scavi in corso? Sono stati condotti i primi interventi nell'84, proprio in occasione della realizzazione del bacino artificiale, mentre l'ultima campagna si è potuta svolgere l'estate scorsa nel 2008, quando con l'abbassamento di molti metri del livello delle acque i resti archeologici sono emersi e quindi si è potuto proseguire l'intervento concentrato sulle chiesette di epoca medievale che hanno seguito i colleghi dell'università. Questo traducendo si può anche portare sull'aspetto lavorativo.
Quindi riusciamo anche ad utilizzare queste risorse per creare posti di lavoro oggi? L'archeologia è il lavoro, quindi quando le amministrazioni fanno un progetto e chiedono e ottengono finanziamenti come sono stati chiesti e già ottenuti qui a Monteleone e in tanti altri comuni della nostra regione, naturalmente c'è possibilità di lavoro per molte figure professionali, da quelle più qualificate, specialistiche, fino agli operai e tutte le maestranze necessarie. Un appello ma anche un monito non solo a voi esperti del settore ma anche ai sindaci del territorio, un po' a tutti, bisogna crederci. Sì, ma sinceramente devo dire che gli incontri con le amministrazioni locali sono sempre molto positive. Generalmente si vuole investire parecchio nella ricerca e nella gestione anche, che è una cosa molto importante.